E ciao a tutti amici, bentornati in un nuovo video qui sul canale di Kertostar. Oggi ci troviamo di nuovo su Warframe dopo un bel po' di tempo. E guardate un po' con chi siamo, ma chi se lo aspettava se non con il nostro carissimo amico Umbra. Umbra che, mamma mia, ha una voglia di combattere che non lo so neanche ci sta più dentro il suo stesso corpo. Quindi, quello che andremo a fare oggi è farci giusto un paio di missioni per chiacchierare assieme, ma soprattutto per lasciar sfogare questo povero cristiano che è qua, che guardate come si agita. Una birra e una salsiccia, una birra e una salsiccia. Oggi, proprio per rivangare i bei vecchi tempi, ho deciso che volevo proprio prendere su la nostra Bazza Prime e fare un piccolo devasto qui. Mamma mia, un pochettino il laghettino iniziale. Allora, faccio il laghettino iniziale perché... forse perché sta registrando con tutto al massimo, non lo so. Però guardate proprio incazzatemo, non ci stava più nella testa dal fatto che lo avevamo lasciato qua senza poter affrontare nessuno per così tanto tempo. Proprio, mamma mia, attenzione che qua ci stanno facendo Erquelo. Guardate, invece contrabattiamo, facciamo di noi Erquelo prima che ce lo facciano loro. Mamma mia, Umbra, quanto mi sei mancato, cacchia, Eola, quanto mi sei mancato, buon Umbra. Giocare Umbra è sempre una bella cosa, soprattutto con i suoi giavellotti, o giavellini, perché non sei più amico di Fire Emblem. Mi raccomando, ecco, una cosa importantissima, ci sono i video di Fire Emblem Warriors sul canale. Esco in strada e comincio a sparare all'impazzata. Se vi può piacere un gioco strategico in cui comunque si fa un po' di Umbra Simulator andando in giro e accoppando un sacco di genti, fateci un salto che magari potreste anche divertirvi. Sì! Mi raccomando. Uno degli Osprey, guardate quanto è bello detonarli con la nostra Bazza. Andiamo sotto, vai, non ti fermare mai, anche le videocamere, mi spiace, oggi niente webcam. Siete passati in live per caso sul mio canale Twitch, a vedere la live del face reveal, no? Allora, fatelo, vedetevi quel bel VOD se volete scoprire la faccia da pirla di questo Kerto. Ma detto di questo e detto di quanto, guardate i danni che fa questo Umbra Prime, ciao. Fosse Prime, letteralmente non potrebbe essere fermato da nessun essere vivente o non vivente a questo mondo. Ma che dico, in questo multiverso, altro che questo mondo. Cioè, mi scusi, ma lei doveva esattamente fermarmi dopo che faccio questa battuta? Cioè, ci stai ribaltando la situazione! Eh sì, dovevo farlo. E niente, spadiamo di qui, spadiamo di là, tralla, e questo coso qui, guardate cosa succede, diventa nostro, bypass. E opla, lavora per noi, perfetto. Hai visto? Basta premettere magari un pochettino di gelato, un pochettino di Nutella e subito tutti passano dalla nostra parte. È facile questo mondo. E opla, salve signori, questo è il vostro menu di oggi. Tagliata di corpus gratuita, buffet a gratis. Mamma mia, Umbra, spari anche nel mentre ti stai aggrappando. Cosa sei diventato, un maestro pistolero? Non è che per caso mi stavi spiando nel mentre giocavo a Red Dead Redemption 2? Guarda che ti tengo d'occhio, Umbra, non mi inganni. Con quei occhi furbilli. Facciamo così. E... no. Cosa mi manca? Oh! Ho sbagliato. Mission failed. We'll get him next time. Mi ho dimenticato di mettere l'altro giusto, peccato. Va bene così. C'è un signore che è buggato qua sopra. Salve. Giavellotti per tutti. Home run! Mamma mia!
Wii Sport può accompagnare solo. Anzi, adesso non devo più dire Wii Sport, devo dire Switch Sport può accompagnare solo. Voi siete in hype per l'uscita del nuovo gioco dedicato agli sport? Io un pochettino, mi piacerebbe provare l'ebbrezza di quello che era il vecchissimo Wii Sport, che in realtà io ho ancora, e anzi, ogni tanto mi diletto nel capodanno in famiglia su Wii Sport Resort, Wii Sport, giocare contro tutta la famiglia, e sarebbe divertente provare a farlo anche su Switch, ovvero la console che delle Super Witch, non lo so. Nemici, cos'è, ti stai nascondendo? Vuoi giocare a nascondino? Mi spiace, hai perso, ce l'hai tu, hai visto? Possiamo andarcene? Allora sbraghiamoci, che ho un video di Kertostar da guardare e non voglio proprio perdermelo, come non dovreste perdervelo neanche voi, visto che propaganda kertiana che facciamo su questo canale. Visto? Mica come tutti gli altri che dicono iscrivetevi e mettete la campanellina. Qui semplicemente diciamo di guardare i video, commentare. Commentate, io voglio vedere tutti i vostri commenti, mi raccomando, io voglio vedere una sfilza di commenti che non finisce più, che devo star lì a scrollare 2 ore. Oh, la Madonna! Visto che ci siamo fatti una missione coi Corpus, direi che è il momento di regalare un po' di Baza Prime anche ai signori Grenier, perché scusate, per par condicio, cioè dai uno, dai all'altro, no? Un po' di piombo baziano qui, un po' di piombo baziano là e tutti sono felici, no? No? Hurricane Cell, mi spiace, non mi serve adesso, mi servono i nemici da bazzare, dobbiamo metterli sul mercato, ovvero al bazar, bazar di Mahu. Umber, non sei Aiden di Dying Light 2, mi spiace, o di Dying Light in generale in realtà. Salve! Avete ordinato voi questa sfilza di proiettili? Non penso, ma io ve li offro omaggio col servizio di affettamento prosciutti alieni! Guardate! Taglia come mie col blade! È una cosa spettacolare! Esatto, signor Ceftone, è proprio una roba spettacolare! Come... cos'è che può tagliare questo mie col blade anche? Può tagliare la roccia, il linoleum! Davvero? Mamma mia! Non me lo sei mai aspettato che potesse tagliare addirittura quello. Da oltre 100 anni, qui c'è lo stesso acciaio inossidabile. Comunque, essendo che il Miracle Blade è fatto in acciaio inossidabile, direi che questi nemici qui sono fatti di qualcosa di un pochettino più ossidabile dell'acciaio, né? E anche un pochettino più ossidabile della Bazza. Bazza, vai, guardate! Comprate anche voi Bazza Prime a solamente 999.000 crediti al giorno per i prossimi 2.000 anni. Un'offerta che vale solamente fino a ieri. What? Come dite, ieri è già passato, quindi l'offerta è già scaduta. Visto, non vi siete affrettati abbastanza per poter acquistare questa favolosa arma. Ma che dico favolosa? Straordinaria! Instoppabile! Inconfondibile, imperdibile, ineluttabile. Bazza Prime, solamente per i bazzini. Quello lì sembrava esistente e invece c'è morto subito. Sapete perché? Perché non è così esistente quanto pare. Cioè, io stavo facendo un'azione fighissima, salendo da qui. Ma stia cito lei! Salendo da qui, arrampicandomi, mirando già i nemici, e la porta mi si è chiusa davanti. Esatto, anch'io, Umber, sarei da... adesso vi piglio a cazzotti, ma... forse è meglio affettarvi con Miracle Blade. Ah!
che bello. Umbra, non ti senti anche tu un pochettino più leggero? Sapete che vi dico? Mi sa che sono i nostri nemici a sentirsi un pochettino più leggeri. Soprattutto visto che, essendo stati affettati, appunto. Signori, io vi ringrazio per essere stati con me in questo breve video. Io vi auguro una buona continuazione. Da qui è tutto. Umbra, mi raccomando, fai anche tu un saluto. Bravissimo. Ciao ciao!